prima Premier Win al Casino Perla di Nova Gorica da 330 euro di buy-in a fronte di un montepremio garantito da 100.000 euro, che tra l'altro è stato anche già superato, anche se non è ancora partito il Day 1C. Abbiamo chiesto ai nostri giocatori se si aspettavano un successo di questo genere. Sinceramente sì, conoscendo gli organizzatori me l'aspettavo. Obiettivamente no, non me l'aspettavo perché non sapevo chi aveva lavorato dietro, però visto che avete lavorato bene, complimenti. Sì, perché è un'ottima organizzazione secondo me. Sono moltissimi player, buona la prima, come si dice. No, assolutamente no, assolutamente no. Sono partito un po' così e poi dopo è partito tutto. E 4 ore di, come si dice, di rush. 4 ore di rush, fantastico. Soddisfatto? Cavoli, non vedevo l'ora, è stato bellissimo. Poi venuto qui, che lo aspettavo da tempo questo torneo, quindi te la godi ancora di più. Mi aspettavo un gran successo, però forse è andata ancora meglio. Mi hanno detto che era sold out, quindi... Ma sinceramente non conosco... Non so neanche se è un sito di scommesso o se è un sito di poker, però... Un bel torneo, sì, attira parecchia gente. Questa location comunque fa sempre il pienone, quindi... Sì, assolutamente sì, perché mi fido della Poker Win. Sì, mi sono informato in giro, mi hanno detto che era un bel torneo, quindi pensavo che facevano parecchi player, infatti così è stato. Non avevo dubbi perché comunque ha fatto della buona pubblicità e siamo arrivati anche noi nonostante i mondiali.